E vai. Buongiorno favorizzanti. Aio. Buondì a tutti le mo'. E Alessandro, bonjour. Ciao Nagu, buongiorno! Sono in partenza anche se sono influenzato, buon viaggio allora! Ciao Andrea, ciao Giulia, ciao Sissi! Buongiorno ragazzi! Anton! Buongiorno a tutti! Oggi una giornata discreta qui, 16 gradi! Tacci sua, me ne vado al mare in Liguria, almeno ci sono 15, lì ci sono 15 gradi. Vieni qua, ce ne sono 16, tipo, ma non è, io al mare nel senso, ma non in spiaggia, Allora, i vestiti iniziano ad andarti tutti e noi, lo so ragazzi, non è che mi posso fare, ancora sono in fase work in progress. Davide, buongiorno, grazie. Resto collegato in ascolto qui in campagna. Non fa ancora questo freddo. Ma che vuol dire questo? 16 gradi ho detto, Davide. Non è che ho detto meno 16. 16 gradi accettabile. Cioè, per carità, non sono i 26, 27. Vi ricordate? Buongiorno qua, 26 gradi col cavolo. Ma Reggio è distante. Lo so, Nago, è distante. Lo so, lo dice a me. Lo dice a me, ragazzi. Ai ai ai, devo aspettare un po' ragazzi perché doveva arrivarmi un pacco e il pacco non è arrivato, ma devo aspettare un attimino per vedere se arriva e poi me lo devo andare a prendere, mi devo fare 30 km che mi scialo tutto e quindi oggi giornata un po' così. Grazie Davide, grazie, grande Davide Net, andate a visitare il canale di Davide che innanzitutto è un amico e poi fa dei contenuti interessanti, non riguardano lo svapo però voglio dire, fa delle cose molto interessanti. E dunque, ciao Vicenzios, ciao caro! YouTube non ci considera, dice zero ascoltatori, ma fregatene sì di YouTube, l'importante è che siamo tra di noi, freghiamocene, YouTube fa chi tu che voli, quando mai gliene è fregato, anzi ora gli frega perché ora siccome un po' gli brucia, dice aiutatemi, 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 e noi lo abbiamo aiutato, lo stiamo aiutando, io sono cresciuto in Calabria, amaro ancora la casa ma in provincia di Milano, no non ho capito, io sono cresciuto in Calabria, ho ancora la casa, ma in provincia di Milano Cosenza. Che vuol dire? Sei cresciuto in Calabria? L'ho capito. Hai la casa? L'ho capito. Ma ora in provincia di Milano. Ma ora forse abiti in provincia di Milano. Cosenza che vuol dire? Vabbè, poi me lo spieghi, dai. Uè, Andrea, ciao caro. Oggi a Milano è festa, sta pure il mercatino degli... degli obei obei. Però io sono siciliano e sono a lavoro, caro amico mio. Lo so, Andrea. Lavoro importante. Stefano, ciao caro, che si fa di bello? Io sto andando al lavoro. Bravo! Il lavoro nobilita l'uomo, lo nobilita e pure... Lasciamo perdere, va? Lo nobilita, lo nobilita. Va bene, va bene. Di Cosenza, non di Milano. Ho capito. Ciao Ema, ciao Cana, Gigi, buongiorno, mettimi presente, presente, ho messo la presenza, se no ti mettevo la nota, nota in condotta, lo sai, sì. Forse oggi riesco ad andare a prendere la Wismac CB80 per sostituire la Pico 75B, ebbene sì, che ne pensi dell'Ataman V4? Una cagata, non lo so, non l'ho ancora provato, quindi non so se lo proverò. Come anche il Doggy 2018, un'altra cagata, non l'ho provato e quindi non so. Abito a Milani, ma a Milano, ma ho una casa
on Calabria, esatto, oggi a Milano è Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, Milano è Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio, viva Sant'Ambrogio, me lo ricordo. Ciao Nino Ninetto, ciao caro, che bella idea, facciamo l'appello, almeno dei fedelissimi, sì, sì, facciamo l'appello, sì, sì, per favore, tu segna, io qua come faccio, pur volendo, questo coso che svanisce, metti presenti, non vedo Sartoretto, non vedo Gabriele, nota, mettiamo nota, non gli arrivano le notifiche, io non so che fare ragazzi, non gli arrivano, nota, assenza ingiustificata, deve venire con i genitori o comunque con chi, con qualcuno, perché sennò maschiate. Ho fatto scorta di godere acqua per mantenere scadenza, 7 bottigliette in fila, si può, si può, si può. Sei brillante oggi, sono brillante ragazzi, ah, vi rendete conto? Cioè io ieri sono uscito e oggi sono uscito ma non uscivo da 13 giorni, quindi fate conto voi. Quindi beh, uscire sempre, non che a casa sto male, anzi, però, perché poi il freddo quando scende la temperatura, ovviamente qui c'è il mare che se uno sputa lo piglia, e si fa sentire nelle ossicine, quindi io proprio l'ideale per me. Esco, però ho i miei acciacchini che sono sempre presenti e quindi comunque adesso sto in vostra compagnia, non posso che essere contento. Ciao, chi è? Ciao Guido. Dopo l'appello solitamente parte l'interrogazione. No, potremmo fare il compito in classe, quindi mi dipende come mi gira. Ma ricordatevi, la luce e l'ossigeno in freezer non ha senso. E come la conservi? Si può conservare in freezer? L'avevo letto da più parti questa cosa. Teme la sua, tu dici che anche a temperatura ambiente, ora come ora, non essendoci un caldo spropositato. Sì, è vero anche questo, nel senso che basta che la metti, come dire, in una parte dove non gli piglia il sole, ben chiusa. In effetti potrebbe anche andar bene, sì. Ma io ho visto che anche, avevo visto che anche in freezer molti la conservano, probabilmente forse per molto tempo, non lo so. In ogni caso, in effetti con le temperature attuali. Sto cercando un aroma alle cime di rapa, che ne dici? Ottimo, sai che cosa devi fare? Tu ti prendi l'aroma, poi lo svuoti in una padellina. E devi fare un minimo di soffrittino perché poi ci fai le cime di rape, capisci? Cime di rape, le cime di rape, le orecchiette alle cime di rape, che sono una delizia e che io me ne posso sognare la notte. Prova con l'aroma, secondo me. Ciao Marco caro. Ciao Antonio, mi chiamo Antonio. Ciao caro. Si consuma al massimo in frigo, ma non è necessario, basta un luogo buio e boccette piene al massimo, perfetto. Allora ascoltate Antonio e Svaprolet che evidentemente l'ha già conservata. Io in effetti non la... C'hai ragione pure, perché io in effetti la conservo da un pezzo ed è al buio, ben chiusa, sì, in effetti non ho mai adoperato, neanche il frigorifero, a pensare. Ma insomma l'avevo letta sta cosa, quindi non è che... Infine scrivo addirittura. Grazie del bravo, ma quindi è consigliabile trasferirla? Ma quindi è consigliabile trasferirla? Ma sì, trasferiamola. Le scorte non hanno molto senso perché un po' di ossigeno entra sempre e si ossida, perdendo potenza, però molti la conservano con successo in freezer. Sì, sì, guarda, io c'ho nicotina, che l'ultima me la sono procurata, c'erano Cesare, Pompeo, e non mi ricordo chi altri, quindi sto parlando di tanto tempo fa e ancora è perfetta, quindi c'ho nicotina proprio. È come la pasta madre, sai, quella che si tramandano, c'è pasta madre della prima guerra mondiale curata eccetera, Antonio Svaprolet ne sa molto più di me, voglio dire, quella pasta madre che cresce eccetera, che si conserva per tradizione di generazione in generazione, ecco la nicotina io ce l'ho di generazione in generazione. Sono consigli di Dragon, beh, se sono consigli di Dragon è ancora meglio, perché Dragon Gen è un grande ed è una persona altamente competente. Oggi a casa, dunque, le scorte di una nuova, Svaprolet, oggi sono a casa, vai alla live stasera, trasferirla dalle boccette con aria ad alte fino sull'orlo. Good morning guys, buongiorno, sono consigli di Dragon Gen. Vecchi metodi, non fare entrare l'aria, un barattolo a testa in giù.
Barattolo la testa in giù dopo che l'hai messa, perché come la metti? Se no. Freezer anche no, mi faccio la bamba mentre riesco. La bamba. Ah, la barba, scusate. La barba. Svapanta i consigli della nonna. Esatto. Sì, sì, quello ti fa bene, Amar. Esatto. Al buio in un posto non troppo caldo, secondo me, la scelta migliore. Secondo me pure, in effetti. Amar, pensi che un bicchiere di limoncello, pensi che un bicchiere di limoncello possa far male? Un bicchiere di limoncello? Un bicchiere di limoncello? Un bicchierino? Non penso che possa far male. Insomma, alla fin fine è alcolico sicuramente, però un bicchierino come digestivo lo adoperi, non lo so, non fa male, teoricamente. Ma sempre alcol è, certo, non è che stiamo parlando di noccioline. Non mi prende in giro, solo 40 anni, magari fosse nonna sarei più saggia. Ma io non ti ho dato della nonna. Ma quanto? No, io non ti ho dato della nonna. Ah, ecco, Pichenzo ha detto svapante i consigli della nonna. Ah, non mi prendere in giro perché hai solo 40. Che vuoi dire? C'è gente che a 30 anni è zio e. Potevi essere pure nonna a 30, dipende come sono i casi delle situazioni. E poi non è che oggi come oggi a 40 anni. Non avete sentito, a 70 sono i 50, a 40 saranno i 20. Quindi di che stiamo parlando? Ciao ragazzi, come dicevo dalle nostre parti sei una figliola, insomma, figliola, figliola proprio. Hai già fatto la tua bella colazione al bar? Ma quale bar, raga? Ma quale bar, la mia bella colazione? È fotoso, quale bella colazione? No, sì, a bella colazione, io a casa con la plastica, io oramai faccio colazione con la plastica. Perché quei cosi con i cereali è plastica proprio, la plastica, avete presente la plastica? La plastica. Quindi mi sono già scialato. Il bar è qua, vedete? E questo è il bar buono, quello che fa tante cose buone, ma mi mantengo a debita distanza. Che devo fare? E va bene. Avanti là dello svapo, buongiorno a te family. Mi offri una caramella rossa. Stasera discoteca, allora. Mi pare giusto. Venerdì era. Ma io mi ricordo la discoteca alle 17 di domenica, ragazzi. Ero ragazzino, Alle 17 di domenica. E alle 20. Quelli erano tempi. Ed era una discoteca di quella giusta, perché c'era certamente la musica dance di allora, che non è come oggi, sicuramente era molto meglio quella di allora, ma si aspettava il famoso lento, chissà come mai. Chissà. Troppo forti quei tempi. Allora. C'è un liquido che pare sia identico alla alle caramelle. E qual è? Una bella sfogliatella, ma sei fetuso assai, Gigi. Ma fetuso sai com'è? Poi te lo spiego. Caro mamma, per Natale mi sono autoregalato un agnello mini con il pendolo. Hai fatto bene, Andrea. È un bel regalo, hai visto? Ti sei regalato da solo, manco te l'hanno regalato. E che devi fare? Devi incidere le sue belle. Esatto. Oggi ragazzi sono uscito con una sola box, tra l'altro, perché non sapevo come mandava, non mi sono. E quindi sono qua con il mio salt, con il bubble glass, e dentro c'è il barley della tabacchera. Buonissimo sto barley, mi è piaciuto assai proprio. Dunque no, che ho fatto? Dunque qua l'avevo letto e chissà il lento, sì il lento era ragazzi, il lento era il momento clou, cioè tutti aspettavamo il lento e poi vedevi i falchi che si lanciavano, che forza, eravamo ragazzi proprio. Ma Reggio non fanno il mercatino degli obei? No, non mi sa di no. Ma Reggio. No, Reggio. Il mercatino. Ma no, questo è il mercatino classico, non sono mercatini. Mi sa di no. Mi sa proprio di no. Sì ragazzi.
Adesso Ama reagisce male, prenderò pure una mini fit per lo svago ultra discreto. Sì, sì, non faccio finta di non avere letto l'ultimo commento, andiamo avanti. Ma Marco, a gennaio ti aspetto di sua dal Napoli, ragazzi, se mi mettono nella condizione e io mi sono attivato, bene, se no non potrò esserci. Nelle condizioni in cui sono non potrò esserci. Se mi mettono nella condizione di poterci essere, vediamo di... se no no. Sai che c'è il bubble glass per il Siren V2? No, magico, non lo so, anche perché il Siren V2 io purtroppo li avevo presi tutti e due da 22 e da 24, ma li ho dovuti dare perché l'hit per me era troppo violento. Io svapo ultra discreto, e diglielo, Anto. Ce la faremo, vedrai, ci devi venire per forza. Sì, sì, tu lo sai che io mi sono anche rivolto a Carmine, che si sta interessando. Vediamo un po' se si riesce. Bene, e mi auguro che mi facciano anche il passo all'ingresso con la macchina, perché andare a parcheggiare sotto non è possibile. Quindi se si è, bene, se no non posso proprio, non è che non voglio, voglio fare il prezioso, non è proprio possibile. Tecnicamente, proprio fisiologicamente, non per altro. Lo svapo ultra discreto. Vanta ultra discreto come Amar, che ormai gira con una sola box e il mini salt. E l'avevi vista le foto? No, che cacchio? No, no, questo qui è da 3 millilitri. E... no, vabbè, ma io di solito ne porto due, lo sapete. Ma oggi non sapevo come si prospettava, perché c'avevo il problema col pacco, la cosa. E quindi ne ho messa una al volo. E solo questa, sì, va bene, ma io... no, qual è? Ah, vi comunico che... che un'azienda mi ha scritto e mi ha detto che mi sta mandando delle mini pod. Oh, oh. E che gli dovevo dire? Non è che l'ho cercata io, giuro. Quindi non mi ricordo come si chiama, IQ mi pare l'azienda, IQ. E me ne manda due tipi. Ma dovrò farlo il video, eh? No, no, vabbè. Farò un video corretto, come giusto che sia. Io non è che c'è, è un prodotto che viene venduto, però io l'avevo detto, io ho sempre detto non comprerò, perché non è il mio modo, però se me lo mandano certamente faccio. Che gli devo dire? Allora, dunque, qua minchia quanti, ultra discreto come Amar, che ormai va bene. Buongiorno Amar, corda, che si fa di bello stamattina? Ciao Carlito, no, che si fa? Siamo qua a fare due chiacchiere, le solite, in vostra piacevole compagnia. Amar, ti aspetti, io sono di Napoli. Gigi, ho capito, io ti sto a dire, se è possibile, figurati. Carlitos, quindi ti ho salutato, veniamo noi da te, sì sì. Fate qua la bella fiera, organizzate, fate, dite, sarebbe... In che giorni a Napoli? Mi pare che siano... è l'ultimo fine settimana, 25, 26, 27, una cosa del genere, fine mese, verso fine mese. Gigi, se ci sono le condizioni, se mi mettono in condizione, vengo, perché è l'unica fiera più vicina che ho. Però devo avere la condizione di poterci stare, se no non è possibile. No, non è il 20 gennaio, è o 25, 26, 27, o 26, 27, 28, adesso non mi ricordo, è l'ultimo fine settimana di gennaio. Che sabato, domenica e lunedì, cioè sabato e domenica è quello per il pubblico e mi pare il lunedì per le aziende, qualcosa del genere, di solito è così. Dunque, mi pare, dunque, quelle delle pod sono le due recensioni più esilasci in faccia. Si vede la fantasia con cui le faccio, ragazzi, che devo fare? No, vabbè, però se... cioè, non è che parto a priori, io ho una mia idea, però, voglio dire, io non ho mai detto, possono essere utili anche su tantissime circostanze, l'ho sempre detto, soprattutto per chi inizia, magari, ma per uno come... cioè, personalmente non hanno senso, io ho parlato sempre a carattere mio personale, non ho mai detto che sono una schifa, cioè che non fa...
mi fate dire stamattina, non approfittate, ecco, vedi, avevo ragione, vogliamo i tuoi voti tip tip sulle pod, sulle pod, come gli metto, cioè qua sì, questi i miei soliti, comunque preparo, se ce la faccio oggi, non lo so come va la giornata, il video su un atomizzatore che mi è stato inviato da 5G Vape, il PIS mi pare che si chiama, che è un atomizzatore curioso, perché è un atomizzatore che è un RDA, un RDTA ed è MTL anche, quindi per la prima volta questi hanno fatto un atomizzatore un po' particolare, e vediamo un po' come sarà, ma penso che di guancia sia discreto, perché Tato l'ha già l'altro giorno, a lui arriva prima perché lui sta a Palmi, no? Quindi lui sta a 50 km da qua, gli arriva prima, cioè, mi è arrivato il giorno dopo, lui gli arriva prima, lui ha già fatto il video, non ha avuto il tempo ancora, quindi, però è un atomizzatore interessante, credo, ecco, video, avevo ragione, dopo che stasera sono a casa, fai la live, Antonio, cane a casa, quindi bisogna fare la live. Speriamo trovo una video inbox. Una video inbox che è il meccanismo degli obei obei. Andrea. La pantera dello svapo, mo vedi chiama a provare le pod mod di questa azienda e inizia poi a svapare solo per essere il cavolo. Il cavolo. No, ma può essere una cosa pure che c'entra. Io ciò che mi avevano regalato tempo fa la cosa, come si chiama la... quella la famosa, quella la sigarettina, quella là con cui si inizia, mi viene quella della Just For, la Q16, che è un entry level, però ogni tanto ci me la possono portare pure appresso, insomma è simpatico, fai una svapata, Francesco, che ci devo svapare di guancia? Francesco, ti ha accontentato, hai visto? Svapata richiesta, sono esilaranti per noi che sappiamo come la pensa e si vede quando si tazzina alcuni commenti. Sì, diciamo che... vabbè, tanto voglio dire, in Cina, poi sono inglesi, cioè l'inglese lo sanno, ma l'italiano non lo masticano proprio, quindi non è che capiscono molto. Cavolo, ma sei sempre in giro, non stai mai a casa. Ma che dici, sono stato a casa 2 settimane, oh ma... Ciao Alberto! Francesco, l'ho fatta la svapata, non rump, please. Ciao Rocco, ciao Antonio, prego Francesco. Ma non ti ho mai visto con un Gunn o un Kennedy, come mai? Andrea, non mi segui da tanto tempo allora, perché vai a vederti delle live in passato e vedrai che c'è il Gunn, l'Apocalypse e quant'altro, soprattutto con i miei fava, quindi vai a vedere vecchie glorie. Non mi hai visto ultimamente? Sicuramente, infatti no. La mia moda vendono due ragazzi sulla mia pagina, sono sai dove sono nato, anche la presenza di Amarcord. Sì, infatti. No, infatti ce la vendono, eh. Io vado ad ottemperare i miei doveri. Grazie della live, la giornata adesso inizia con un altro piglio, ci vediamo stasera in casa di Leperato, buona giornata a tutti ragazzi, ciao Vicenzios, grazie per partecipato naturalmente. Che ne pensi di Iguos? Che ne penso? Che ne devo pensare? Mi fate parlare di Philip Morris, perché poi diventa una brutta giornata. Che vi devo dire? L'Iguos Mesh è un vaporizzatore, quella che c'è in Inghilterra, che arriverà anche qui. Quella di prima invece, quella Icos, era un cacatone mega galattico, insomma, cioè lo sappiamo, quindi che ne devo pensare? Il peggio che ne posso pensare è di Philip Morris, che è un'azienda di puro business, un'azienda assassina, come già sappiamo, quindi non ne penso certamente bene. È vero, faccio mia colpa, sono un tomato scatenato solo da settembre. Vai a vedere prima, quelle di prima, dell'anno anche prima, e vedrai che mi vedrai con quegli atomizzatori. No, no, poi non, in effetti un po' che non li do, però è pure vero, Ragazzi, mi hanno chiamato, devo fare delle cose per lavoro. Ma questa ora la recupero dopo. Ok, sì, ciao, grazie, un abbraccio.
dopo stasera spara una radio pirata. Oh, gliel'avete detto i 50.000? Ha detto va bene. Quindi, se può, Antonio la fa la live, tranquilli. Ah, ma quest'altra ma ne fa un ciuccola, Antonio. Ehi, Gabri, mancava l'appello, ma è arrivato perché ha saputo che gli avrei messo la nota in condotta. Quando non riusciva a stare senza fama, ce lo ricordiamo. Ciao, ciao, Gabri. Grazie, Pantera, ci faccio un salto. Stasera live pirata da chiusura di canale, Gigi. Stasera live pirata da chiusura di canale. Poi me la spieghi questa cosa che non l'ho capita. Live pirata da chiusura di canale. Questa è enigmatica. Perché che è successo? Appunto. Buongiorno Antonio, buongiorno Gabriele. Figurati Andrea. Chiusura canale, infatti. Cerco donne svapanti da prendere sposa. Nago, metti qualche cosa, un AAA cercasi, oppure un AAA offresi, svapatore incallito. Ti puoi offrire pure tu. Anto, che è successo? Perché cosa da chiusura del canale? Non ho capito. Macchina rigorosamente accesa, ma non per l'aria condizionata, per l'alimentazione al telefonino, sennò questo poi mi va in escandescenza e uffide, mi taglia la connessione. Vabbè, ha zittito tutti. Sì, insomma, se ne è uscito con una cosa che è un po' strana, molto strana direi. Scherzando, forse si è voluto dire una cosa così per dire mi voglio augurare. Ah, il messico della diga su quel tank, no, il Barley della tabaccheria, il collo di rosso assomiglia al collo, no, è il Barley. Sì, perché ho visto l'ultima live notturna, non si parlava tanto di svapo, ma di profumi, no, la mia ultima live notturna. No, no, quella di Belen è recente, io ti dicevo andare a vedere, proprio quella dell'anno scorso, ma non erano comunque verso settembre, ma non di quest'anno, dell'anno prima, ed erano pomeridiano perché le facevo anche alle 18, allora il lunedì e il giovedì, quelle ti devi andare a vedere, là mi ci vedi come, mi ci vedi pure ballare, mi vedi pure cantare quasi. Altri tempi. No, nel senso che diremo cosa che hanno altre gente mi chiudono il canale. Me l'ho detto che era una cosa curiosa. Ha giocato sul clickbait, hai capito? No, Antonio voleva dire che si diranno robe da pazzi che rischia la chiusura del canale, ma noi faremo in modo che non lo chiudano, perché le robe da pazzi vediamo di renderle un po' così. Sì, Antonio, avevi creato una forte attesa e un silenzio che era calato proprio di brutto. Ah, vabbè, la normalità allora sbaglia, infatti. Ah, ma la live al profumo di Belen è indimenticabile. Ma no, ma là si diceva, non mi ricordo come è uscita sta cosa adesso, ragazzi. È uscita sta cosa un po' particolare, ma vabbè, ci trolla. Ma penso che non avesse l'intenzione di trollare. Cioè, se sta rigenerando, uno dice una cosa, poi continua a fare. Quindi non ci ha fatto molto caso. Ma a me era sembrata molto curiosa. Cioè, me la ricordo bene,
Ecco, proprio momento di catarsi e di tensione dopo le due parole, i pirati navigano ancora per i mari del... Esatto. Ma i fatti che crei sono uno YouTube per... sì, no, vabbè. Era una battuta, naturalmente. Ma io l'avevo capito che ti eri... Cioè, o era una battuta, era un qualche cosa, mi sembrava curiosa, perché... Voglio dire... E lobbaci, lobbaci. A me, mentre mi lobbi, se mi mandi pure una cosina che fai tu... Cioè, accetto pure volentieri, non è che mi tiro indietro. No, il primo dislike deve essere il mio Antonio. Il primo dislike. Io non li vedo qua, quindi, ma non me ne può fregare di meno, ragazzi. Il primo dislike deve essere il mio Antonio, ecco. Ah, il primo dislike stai dicendo a me o a, ad Antonio? Non si è capito, stai parlando con Antonio, sì, mio Antonio, perfetto. Il dislike, abbiamo capito, Gigi che mette i dislike. È uscito l'acqua della Ferragni, discorsa, ecco. Ah sì, con l'acqua della Ferragni, sì, è vero, c'hai ragione. Guarda, lui ha fatto un post con le tre box in legno su Instagram, lo fai apposta. Sì, lo faccio apposta e ancora non hai visto il video, perché quello è un'anticipazione del video che ho promesso più che altro a Mario che gli facevo e quindi lo farò. Insomma, ci farò proprio un video perché mi sento di farlo anche. Scusate, ma chi ha messo? Scusate, ma chi? Ma chi ha messo? Antonio, chi ha messo cosa? È proprio buono sto bar lì, però questo sporca, eh? Questo sporca le coil. Cioè non sarà, che ti devo dire, il latakia della tabaccheria o che so io, però questo sporca le coil. Lo senti subito e comincia a cambiarti il sapore. E comunque, diciamo che la resistenza in sé per sé riesci a riprenderla per un po' di volte, ma il cotone devi cambiare, c'è poco da fare. Antonio, non avevo letto il tuo messaggio per intero che mi si era bloccata la striscia, cioè ero io che non avevo alzato qua, ma figurati. Ma chi ha messo di sera live Amaro Nomeria di Israele, ma non intendevano probabilmente a questa live, che io tra l'altro non vedo, probabilmente si riferivano, credo, ad Antonio, si riferiva che Gigi voleva prendere, voleva mettere il primo di Slack, che lui credo di aver capito in questo modo. Cioè, ma come? Come performa? Preferisci il tank o dripper? E anche come Roma? Andrea, io sono un tankarolo, lo sai. Secondo me oggi come oggi i tank hanno una Roma che... Una volta il BF, voglio dire, come a Roma sicuramente era superiore. Ma oggi come oggi ritengo che questa distanza, questo gap non ci sia più. Perlomeno non in quei termini, assolutamente, secondo me. Uè, Franco, ciao caro! Il scherzo che ha fatto Svavolo. Sì, il... Vabbè, ma i tabacchi sporcano, quello che stai svapando tu adesso devi fare una gestione ogni 4 ml, mi sa di sì, mi sa che dici bene. No, i tabacchi sporcano, devo dire che quelli del estratti tabacchificio 3.0 sporcano molto meno. E sporcano meno di questo, pure gli Assolo della tabaccheria, sporcano certo, ma meno. Questo invece sporca in maniera bella, insomma sporca bene, eh. Ho preso la Vaporstone Eco, quindi in Italia è una bomba fatta benissimo. Scusami, ma tu mi devi dire, hai preso la Vaporstone a 15 euro, ma dove? Perché io ne ho prese 3, ma non a 15 euro. Tra l'altro non le ho prese neanche in Cina, che sarebbero state a 15 euro, ma in Italia a 15 euro non me lo ricordo. Io sto svapando litri di Assolo di Izumi della tabaccheria e devo dire che sporcano alla pari degli estratti. Ah, uguale. E io, sai, ho provato degli Assolo, mi pare il Kentucky, e francamente rispetto al barley, ecco, diciamo così, perché io non è che svapo chissà che cosa della tabaccheria, quello sporca meno e io non svapo in TC, quindi
non è che non sporcano, però secondo me ci fai sicuramente un tank in più tranquillo, ecco, sicuro. Sicuro. Un tank intendo 4-5 ml. Però. Allora, ma stai meglio di dare subito per dire che il potenziale scatenerà la sua ma non lo vedo il camera, ma ragazzi lasciate perdere, tanto comunque i dislike sono visualizzazioni lo stesso, non ce ne può proprio fregare di meno. Vapor style, non conosco, forse non l'ho mai preso là. Su svapo sta a 15 euro, lo so, io l'ho preso di svapo ed è infatti il pacco che devo andarmi a prendere. Ah, ma non fai più live con Homer the King the Svapo? Beh, non è che non faccio più live, mi stai vedendo fare live generalmente con qualcuno? Cioè, ho fatto l'altra sera quella con Costa che mi aveva detto ma dai facciamo una live, che sembra che uno non la vuole fare, non è che non la voglio fare, è che non è così semplice come prima per me e quindi sono molto più saltuari alla fin fine, non è che una figura di Homer è un caro amico, non c'ho motivo di non... però è... No, no, Anzo sporca molto di meno rispetto alla tabaccheria. Allora, questo è io che devo capire anch'io. 50 euro, ma io l'ho pagata di più. Mi sa che l'ho pagata 18,50. Vabbè. Ah, se vai di Milano, vabbè. Devo interrogare Homer in privato. Sì, interrogalo. Che dirvi, ragazzi? È andata. Ma pensate uno dei maggiori di te, ha sempre ottimi sconti, non lo conosco, ti metto resti, va per style. E non ci ho fatto caso, vabbè comunque dai. Anche perché vabbè, se da Milano ci mette 2 giorni da me ad arrivare, invece da Napoli è 1 giorno, anche se non è arrivato, cioè fino a prima non era arrivato. Ma ora sai il mese di dicembre è un mese balordo perché. Come al solito di tutto di più, cioè arriva qua il cosiddetto, arriva lo sciauro di brioche bella calda, un vero problema questa postazione, non è un granché, mi sa che uno è bene che si sposta perché questi odori non sono molto salutari. Managgia. Lo sciauro, sì, lo sciauro, si sente, arriva lo sciauro. Dritto. Lo sciauro non è il melone retato. No, lo sciauro è l'odore. Che sciauro. Non so in effetti se è siciliano e ti dico la verità perché i miei siciliani, quindi qualche cosa ogni tanto la mischio. Ah mamma, io mentre guardo la live prendo il caffè e il latte. E fai bene Andrea, se ci inzuppi pure qualcosa fai ancora meglio. È un nuovo liquido lo sciauro. No, io mi arriva il profumo, l'odore, il profumo. Non mi fate tutti quelli tutti schizzignosi, per favore. E telefonata che è arrivata come avrete sicuramente immaginato e non è colpa mia e quindi si è perso un poco di tempo e quando arriva la telefonata cade di brutto la linea e quindi chiedo venia, che devo fare? E pazienza, mi dispiace che sia scomparso così ma non è colpa mia. Dunque, qua che avevate scritto Futusi, che vi pare che ora non vi controllo. Dunque, sciauro bello dello suo tabacco aromatizzato al cornetto e cappuccino Futusi.
E la direzione consigliata, che bello sciaro Picciotti, io sono avanzato di Virginia, va bene, lo sciaro ha bloccato il telefono. No, quando si blocca adesso che vedete che si blocca è una telefonata che arriva, è che io non posso farci nulla, ragazzi. Deve essere buono su Siren, vabbè, aspettiamo, ragazzi, purtroppo, Anziché cambiare la proprietà dovrebbe cambiare il telefonino. No, cara, non c'entra, è una telefonata. Pure se avevo il telefonino che era da 3.000 euro, dico, per dire, che comunque non ho mai avuto e non avrò mai una cosa del genere, non è per le mie tasche, e cadeva lo stesso, perché se tu sei in una live e ti arriva una telefonata, la live viene bloccata e va in precedenza la chiamata. E che devo fare? Forse c'è un metodo di escludere le chiamate, io non lo so, però non, questo non lo so, non so nemmeno come si potrebbe fare, dico la verità, quindi, e non posso escluderle comunque le chiamate, per ogni evenienza io ho suocera e mamma che hanno un'età e non posso escluderle completamente, quindi non era niente di urgente, però d'altra parte devo fare. E ho vinto il Toto Amar, era la telefonata della... sì, ma quella è, quando è a quest'ora è la classica telefonata, e ragazzi, purtroppo Amar se n'è andato e non ritorna più. Amar se n'è andato e non ritorna più. Ah no, è tornato, sei tu, ho visto che cosa hai scritto là, il liquido al cappuccino allo sciauro. Che poi poteva essere pure un'idea, vabbè che già ci sono, queste cose. No, liquidi, che liquidi, ragazzi. Che liquidi dobbiamo fare? Il prossimo liquido ce lo inventiamo io e Antonio. È un liquido? Un liquido speciale, uno di quel tipo la live dell'altra sera, un liquido. Un aroma spettacolare, ce lo facciamo, ce lo congegniamo con Antonio Svavrolet, poi lui sta a Milano, c'ha gli allacci, liquido, un liquido naturale, perché ho degli agganci, sarà naturale, ragazzi, tranquilli, vi scialerete. Non è che la sua telefonata è andata a papà, no. Fetuso, ma qual è? Ma secondo te, ma pur volendo, cioè il tempo che io scendo dalla macchina, arrivo al bar e ritorno, sono minimo 40 minuti, perché tu non hai idea cosa significa scendere dalla macchina, andare là e ritornare. Non lo puoi neanche immaginare. Ehi, Marco Guido, ciao! Bravi, ricordatevi di chi vi vuole bene, sempre, Gabri, è normale, ma noi questo, un liquido del genere, tu capisci che ci sarà innanzitutto la prova di svapo gratuita per tutti, e vi posso assicurare che cercheremo di avere un quantitativo sufficiente, perché andrà a ruba. Il 60% promettivo, il 20% per il primo anno, mi pare giusto, Naku, su, sì, che sei uno onesto, uno veramente che sa quello che vuole. Ma poi il bastone con la pinza l'hai comprato? No, con la pinza non l'ho, con due bastoni, perché io cammino con due bastoni, ma mi devo fare le stampelle quelle ascellari, non posso stare con i bastoni, in effetti. E no, perché non ne ho bisogno, nel senso che oramai ho una manualità che riesco a raccogliere qualsiasi cosa. Magari mi aiuto con un po' di scotch al contrario. Ma che mi metto a fare il bastone con la pinza? Dai, ragazzi, già è ridicolo così. Sto lavorando al Pussy Hot e all'antivisto dei liquidi hot. E bisogna vederli antosti così. Poi approfondiamo. I soldi li metto io per il primo anno con il titolo di investimento. Naku, ti concediamo, non c'è problema. Antonio, e liquidi VM18? No, i liquidi non sono VM18, i liquidi sono per tutti. No, il liquido sarà un liquido onesto, un liquido chiaro, deve essere chiaro, e un liquido dal forte aroma, un aroma che sarà inconfondibile, ragazzi, che quando uno svapa non c'è THC che tenga,
credetemi. Ah, mi riferivo ai nomi. Ah, ecco. Ah, ma ti auguro che il 2019 ti rimetti in sesto e torni più credito. Speriamo, Andrea, grazie. Vediamo un po' come si prospettano le cose. Ma per caso sarà a base di Latakia? Ma come hai fatto a capirlo, Antonio? Antonio, come hai fatto a capirlo che è a base di Latakia? Proprio di Latakia. Sì. Sì, va bene. Di Latakia. Latakia. Secondo voi io e Antonio ci mettiamo a fare la Roma a base di Latakia? Latakia, ma di cognome come fa? Devi fare la Wet Dream Challenge, Amar. Wet Dream Challenge. È wet che mi sfugge il significato, poi andremo, lo spieghi. Il primo libro di Svavole si chiamerà Star. Ma con una punta di liquirizia. La punta. No, no, sarà naturale. Naturale 100% naturale. Nature, lo chiameremo Nature. Altro che Round, Bulldog, ma Nature. Noi lo chiameremo Nature. Già ho dato il nome, pensa tu. Ornifava e Latakia, ovvio. No, no, Gabri, ma quale ornifava? Ornifava così, per quello che dico io, eh. E va bene per tutti. Tutti, qualsiasi età, qualsiasi genere uno sia, non ha importanza, è sempre un piacere quella Roma, tranquilli. Amar, lo sai stasera che sta? Amar, lo sai stasera che sta, vero? Andrea, che sta stasera? Wet umindo. Umindo. Che vuol dire? Umido forse, umido non lo so che vuol dire, Andrea, scusa, umido forse, sì, umido, molto umido, ma al punto giusto. Ho capito, sarei stato direttamente dove ragionai. Latte di soia come base al latte di soia, ma non svegliamo i componenti, scusa Antonio. Cioè, io già ho detto Nature, ho detto tanto, voglio dire, adesso entriamo nel particolare, loro devono poi solo svapare, quando svapano, tu vedrai che... Cioè comincia e dice ammazza quanto dà la testa, e dà la testa e non solo a quello. Cosa ne pensi del trio dell'Efro? Trio. L'ho visto, non l'ho provato però. Non l'ho provato, mi sembra così, ma che ti posso dire quando una cosa la vedi, ma la vedi su un altro video? Non... Che ti devo dire? Allora c'è latte di... Sì, Luca. Ma non è latte di, ragazzi, voi pensate al latte, io penso quale latte, una cosa fatta bene. Ovviamente si potrebbe fare l'opzione, no? Cioè sto studiando anche l'opzione, perché c'è l'opzione, diciamo così, diciamo rivolta a un pubblico, diciamo più maschile, ma si potrebbe fare anche la versione, diciamo così, rivolta a un pubblico diciamo così femminile. Me la sto studiando, comunque sempre Nature, tranquilli che sarà un successo. Non so quale azienda investirà, ma vi posso dire che sarà un successone. Spacca, quello spacca. Hai voglia che spacca. C'è la prima prova, un aroma disgustoso, Wet Dreams, a base di blue cheese, una roba tipo il vostro gorgonzola, i papi americani, sì. Ah, il papà lo incrado su YouTube, mamma mia. No, dai, no, la taglia è viagra per una sparata lunga e duratura. Ippo. Fino al bersaglio che si carica dall'alto, sembra buono, anch'io ancora non ho provato. Non l'ho provato, no. Crema D, penso che morirei. Potresti fare una base di cipolla con ritorno nuova di carne macinata e chiamarlo bolognese. Antonio, abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare, non ti preoccupare. La Maria, no, non c'entra niente, ma qua siamo oltre.
Maria è per così, insomma. Gabriele Sartoletto, io pure, ricordo, bloccato il live. Una cosa seria, fatta bene. Naturalmente ci sarà qualche correttore, ma giusto, naturalmente sempre naturale, perché qua parliamo di natura. Ma parliamo di natura veramente, quindi non è che la natura è natura. Un successone. Potremmo fare pure la prevendita, i pre-order, Antò. No, non è Coca-Cola, ma qual è Coca-Cola, Antonio? Ma qual è Coca-Cola? Ma chi ti mette a fare la Coca-Cola? No, la Coca-Cola, ma sta roba la lasci fare a... Qua siamo gente seria. Ma qual è Coca-Cola o Coca? No, roba seria, roba... Ho detto natur, perché la Coca è natur. Roba natura è natur, Comunque il THC del fuoco è una realtà consolidata, ma qui nel nostro video non arriverà mai. Non credo. Vitamin letame, ma no, non sarà così, ragazzi, non avete capito niente, no, è una cosa fina, una cosa raffinata, curata, raffinata, una cosa proprio... Certo, la materia prima sarà dura un attimino procurarsela, ma comunque, vedete che... qualche modo natura cosa, una pianta, Marco Guido, una pianta, adesso non possiamo dire di più, anche la mia naturale, ma oltre a quello c'è solo la cicorna, no. Ma no, ragazzi, siete lontani, io vado per il goji, vabbè, il goji no, ma siamo oltre. Questa è una ditta, se riesce a fare tabacco e ginepro sbanchi, tabacco e ginepro, no, ma io sbanco con la mia idea, tranquillo. Ma sopra appena gli metti, guarda, l'immagine giusta sulla confezione e fai fare la prova gratuita a chiunque, la prova deve essere gratuita per tutti. Ti posso dire che stanno lì attaccati poi. La rosmarino, il liquido all'oppio, no, no. Non sono droghe. No, oddio, dipende, cioè, può essere considerato pure, ma non intendo in quel senso, no, io intendo proprio un aroma super concentrato. Allora, con 10 ml ci fate tranquillamente, con 10 ml ci fate 500 ml di liquido, perché la concentrazione è così elevata che la diluizione sarà veramente, perché è molto potente, quindi... spesa è bassa, perché sapete io e Antonio non siamo per i prezzi alti, quindi assolutamente, e vi scialate alla grande, quella pure bendati, voi ne sapete dire. Liquido all'anduia. Liquido all'anduia può creare allergie, perché c'è il peperoncino. Io dico un qualcosa che comunque, diciamo che è anallergico, almeno, voglio dire, prima di massima. Ma lo sciauro è garantito, garantito, Antonio, uno sciauro pazzesco. Cioè, già quando apri e fai la prova olfattiva, già non hai bisogno, cioè, dici chi si fa, cioè, già sei... Ma è qualcosa che si usa in campo farmaceutico? Direi di no, in campo farmaceutico no, in altri campi. Ah, Marconti, mi sto contenendo, io più che, cioè, non sto a dire niente, so muto. Cioè, qua che mi dicono, di qua, di là, e mi parlano di cose sintetiche, di cose, di erbe. Dico, ma qual è? Ma noi siamo nature, ma quali, di che parliamo? Altro che l'acqua della Ferragni. Ma per caso vicino alla lavandina? Ma no, perché vicino alla lavandina? No, no. Un aroma veramente che spacca.
resina di pino, ma no, ragazzi, siete proprio lontanissimi. Va bene così, perché uno non deve dire troppo. Ho creato, come si chiama, hype la cosa, ecco, abbiamo creato l'hype, e ora quando esce, quando diciamo, eccolo qua, la prima boccetta. Allora, il primo a provarlo sarà Gabriele Sartoretto, perché l'amicizia è amicizia, e glielo facciamo provare Antonio a Gabriele. E già vi ho detto tutto, gli facciamo fare la prima recensione a Gabriele, e vi posso dire che sarà un numero. Ora mi sta stressando. Beh, insomma, trattienili, dai, dai. Poi tu che con Vaporart c'hai, voglio dire, un rapporto stupendo. Voglio dire, su, trattienili un attimo. Ma quando è? Ragazzi, Marco, ma quando esce? Ci vogliono tempi, dai. Ragazzi, dovete darci, anche perché le prove che faremo sono prove particolari. Abbiamo anche degli assaggiatori. Ecco, così mi piace. Gabriele, lo sai, no? Gli assaggiatori specifici, ho capito, a base di benzina senza piombo non si fa male. Le sue aiuta 0,15 secondi, esatto. No, 0, ma meno di 0,15, ma pure 9, 0,9. Che poi l'hanno sgamato tutti, cioè tutti, mi pare Stefano l'ha sgamato subito, ha detto guarda, la cosa là, non mi ricordo, la box è questa, e ce l'ha presa la Dani 25, non mi ricordo qual era, e c'era vicino pure con l'atomizzatore, però l'atomizzatore, vabbè, era una nuova uscita, quindi, però era pure vicino, quindi, 9 secondi, ma così, dovrebbe essere così, non riesco, io purtroppo non ci riesco. Io vorrei essere più conciso, ma mamma mia, perdo una marea di tempo, vabbè, io sono così, ragazzi, che vi devo fare. Certe volte provo a tagliare, taglio, ma comunque devo vedere di migliorare molto da questo punto di vista. Comunque vi spoilerò una cosa, vedrò se mi sarà possibile, o meglio, non se mi sarà possibile, prossimamente vedrò di fare alcune macro particolari, perché le farò con un microscopio elettronico, che è un prodotto di qualità, cioè ho ritirato un microscopio elettronico di un certo livello per poter fare alcune macro come intendo io, nel senso che di un atomizzatore andiamo veramente a vedere particolari inediti, tra l'altro, no? A livello sia di lavorazione che di quant'altro, e vedremo un po' come esce, come sarà, insomma, sia a livello di immagine video sia a livello di immagine fotografica, in modo tale che avremo quanto mai contezza proprio anche degli O-ring, in modo tale che si sa già pure, perché spesso gli O-ring sono il più delle volte anche molto molto scadenti, quindi abbiamo la possibilità di dare un giudizio forse più completo sul prodotto in sé per sé. Ci sono anche alcuni funghi che hanno un odore e una resa allucinante. Antonio, non è un fungo, ma col nuovo speed col filetto ti mandano anche Dai, ho fatto una piccola antenina di 4 minuti, sto migliorando. 4 minuti? L'ultimo coming soon era manco 9 secondi. Qual è l'anteprima di 4 minuti? Qual era quella di 4 minuti? Quella prima? Non mi ricordo. Quello ultimo, quello quando è di ieri, mi pare, era quanto? 9 secondi? Meno di 9 secondi, proprio. Coming soon, puffete. Puff. Manco il tempo di te, scusa, ma chi era? .10:05, signore e signori, abbiamo fatto 1:07 di live flash. Abbiamo parlato di cose veramente importanti e veramente interessanti, perché si parla di aroma, si parla sempre di vaporizzazione, naturalmente
lo facciamo anche con un pizzico di goliardia e sempre col sorriso, perché è giusto che sia così. Programmato tra una mezz'oretta. Ah, programmato tra una mezz'oretta. Ah, vabbè, ma il pistacchi. Il pistacchi ti piace, Amar? Il pistacchi. Il pistacchio. Il pistacchio è buono. Ma non c'entra niente comunque. Queste cose al pistacchio le facciamo fare ai grossi. Ai grossi youtuber. Loro fanno pistacchio, ribes, che ne so, vaniglie, cose curiose. No, loro, perché questi sono grandi, quindi fanno. Noi siamo così, insomma, siamo, come dire, siamo da canalini così, più intimi, diciamo. Ecco, noi siamo, ecco, noi andiamo sull'intimo, nel senso che siamo più piccolini, siamo, capisci, più, faccio platee di migliaia, di decine di migliaia, no, siamo però palati più, noi siamo veramente sull'intimo. Sono più lunghe le attese che i video. Ma sì, non ci piove. L'ironia salverà il mondo, infatti. E sì, Antonio, bisogna fare hype e facciamo hype. Quindi sarà un liquido micidiale. Ah, se vuoi dire micidiale, per usare un termine, sicuramente sarà. Io direi che sarà stratosferico, più che micidiale. Micidiale, lasciamolo ad altro tipo di liquido che è stato micidiale o sarà micidiale di suo. Noi non ci accontenteremo con Antonio del micidiale, noi andremo oltre. Proprio perché noi vogliamo mantenere questa nostra community unita e sempre, voglio dire, pimpante. Noi non facciamo aromi o liquidi, c'è da mandare chissà chi o chissà qua, ma è sempre per. A noi piace l'intimità, ecco. No, dai, non dire micidiale, infatti io non ho detto micidiale, l'ha detto lui, io ho detto stratosferico, un liquido senza peli, no, vi posso assicurare che sarà un liquido senza peli sulla lingua, perfetto Antonio, hai preso, proprio gli abbiamo detto proprio esattamente come deve, se io non sono solo, naturalmente, ma però io direi di non fare tutto questo buttare. No, non c'entrano niente questi aromi, questi liquidi, che per carità saranno anche buonissimi, io non è che dico, io non li ho provati, ma saranno anche buoni, ma no, noi facciamo delle cose più semplici, più quotidiane, come dire, delle cose che si toccano anche con mano, con l'immaginazione volendo, ecco, diciamo. Ragazzi, possiamo dire ogni virgola adesso, cioè già abbiamo fatto e detto parecchissimo, quindi state belli, tranquilli, non vi preoccupate, quando è l'ora l'assaggio lo farà Gabriele, perché gli tocca naturalmente, e poi a giro lo proverete tutti, se vi piace naturalmente non c'è problema, il prezzo sarà onestissimo, perché figuratevi se noi potremmo mai fare cose. Cioè, se non fosse per i costi di produzione l'avremmo pure regalato, ma ci sono dei costi da sostenere, quindi. Si scoprirà tutto il dodicesimo round, esatto. Ma è un gusto dolce o secco? Questa è una domanda, Marco Guido, difficile. Io ti posso solo dire che è gustoso. Non mi dire se è dolce o secco. Perché i palati, sai, come dire, sono personali, magari qualcuno lo sente più dolce, qualcuno più secco, è gustoso, tranquillamente, vedrete che vi scialerete. Mi ripeto, è quell'immagine che abbiamo nella testa noi uomini, Pippo, tu stai dicendo, stai farneticando, non farneticare. L'hashtag sarà. La coil dovrà essere fatta, ragazzi, vi raccomando, la coil deve essere una coil delicata, perché l'aroma è da assaporarsi tutto, quindi una coil giusta,
non è una cosa per farci nuvoloni, no, no, no. Questa è la classica Roma che i nuvoloni ve li fa venire in testa. Non c'è, capisci, vi fa venire i nuvoloni. E da provare a gustare proprio a livello di quasi di pipa, no? Se fosse uno strumento. Ma sballa, Marco Guido, Marco Guido, sballa, ma non è contro la legge, anzi, cioè, voglio dire, no, è cioè, non c'è nessun problema, quindi, sì, diciamo che potrebbe anche sballare. Dipende, se svapi compulsivo sono cavoli, perché, voglio dire, eviterei magari durante la guida di esagerare, perché uno, sai, un attimino, direi di farlo sempre in piena tranquillità e relax, questo tipo di svapo. Ma lo produrrà la Amara Improlet? No, non abbiamo una. Lo dobbiamo fare produrre. Ora vedremo. Non so, Antonio, sai, lì ci sono contatti. Ora vedremo quale azienda. Lui ha parlato di Vaporart, ma la Vaporart è troppo grossa. E poi non vorremmo che approfittasse, sai. Ma non sai mai come vai a parare con questi colossi. Io direi sempre di trovare delle aziende più piccoline, sempre che, diciamo, più intime, più raccolte, insomma, più fiori di papavero, con sto papavero. Beh, fiore, sì, come se fosse un fiore, sicuramente il concetto di fiore ci può anche stare, no, non è papavero, però ci può anche stare, fiore sì, sì, sì. Ci può stare. Noi siamo figli dello svapo e non ci fermiamo mai per nulla, ma no, e chi si ferma? Figura, se stiamo parlando della Roma super spettacolare ci fermeremo, no. Ecco, questo forse è uno di quei pochi aroma, dei pochi aromi, anzi forse sarà l'unico aroma che il colpo in gola te lo dà di suo, nel senso che non hai bisogno di nicotizzare, perché l'aroma già in sé per sé così nature è già potente. Certo, se lo provate poi con atomizzatori particolarmente ittosi, lì dovete andarci sempre delicato, perché veramente da coltivare, da tenere, ecco, voglio dire, con i giusti modi. Non è una cosa da, capisci, rossola, cioè, no, è una cosa fatta giusta. Tempo di 9 settimane e mezzo, rigorosamente 9 settimane e mezzo precise, perché se no non va bene. 9 settimane e mezzo, ragazzi, non è niente di che, perché alla fine sono poco più di 2 mesi e sono niente in confronto ai macerati, a tutte le storie, però, e vi raccomando, dovete agitarlo, sbatterlo ogni sera. È rigorosa questa cosa, bisogna sbatterlo, agitarlo, se preferite il termine, ogni sera. Dici, ma perché la mattina? No, la sera che è meglio. Ogni sera si fa la sua agitatina, ogni sera per 2 mesi e mezzo, quindi non so come arrivate alla fine, però voglio dire, secondo me poi avrete l'esaltazione. Ecco, diciamo che vi ho detto davvero tutto, ma vi ho anche esagerato. Dai, basta, Antonio, non diciamo altro. Con la Tamoil, no, quale Tamoil? E mi sto contenendo, ho detto la gitatina, ma tutti gli aromi bisogna agitarli, sto dicendo qualcosa, però ecco, ogni aroma, questo è particolare, bisogna agitarlo, che fa bene alla prostata. Diciamo che tecnicamente sì, noi pensiamo sempre alle queste malattie che affliggono l'uomo, anche in questo caso. Hai dato la conferma e il nero di WhatsApp, hai dato la conferma e il nero di WhatsApp, non l'ho capita Pippo questo, vabbè, poi però me la spieghi dopo, non entriamo nei cosi, qua abbiamo già detto tanto, abbiamo fatto lo scoop, voglio dire, sarà sempre e comunque un aroma per tutti, come nel concetto, voglio dire, del nostro svapare. Sì, qua si va, esatto, qui più che il TC c'è l'altro controllo,
per questione ovviamente giusto, perché voglio dire, anzi, di questi tempi possiamo pure lasciare un po' andare, nel senso che, considerato che la situazione contingente, tutto sto controllo si potrebbe forse pure un po' evitare, eh? Me la so persa qua, sto coso, guardate, è una tragedia umana. Scomparso Antonio, ma che un po' manco legge. Ho studiato apposta con circuito e il circuito evolve è quello esattamente per questo tipo, sì, evolve. Sì, circuito evolve. Sì, quello che è proprio. Un like, un saluto al volo. Ciao Saverio, grazie. Ciao caro Pepe Nero, sto cercando ma non trovo nulla. Marco, non ti preoccupare, quando esce, stai tranqui. C'è dentro dei Viagra anche. No, quale Viagra? Noi non facciamo le cose. Ecco qua, Baica V8 di Web System anteprima. Gabriele Sartoretto è uscito col suo mega video. Viagra, che Viagra, che facciamo? Le cose sintetiche, ragazzi. Ma vedete che ho detto Nature e il Viagra ora li mettiamo dentro. Ma secondo voi è che ci chiamiamo Philip Morris? No, che magari mettiamo il Viagra. Ho capito, sarà un liquido fatto ad catsum. No, non è ad catsum. In questo caso il termine non è corretto. Buongiorno, ciao cara Giulia, ciao! Ma è un fiore estivo, invernale, dai! È un fiore per tutti i tempi, sempre fiore rimane. È un fiore che non ha stagione. Ho anche sbagliato ora di pubblicazione, infatti ne siamo accorti. Ragazzi, 1:20, io vi devo lasciare che qua veramente non. Poi dice che non porto video, ma certo se sto in live e faccio le flash in questa maniera, ancora mi devo sbrigare. Devo dire che ancora Sciauro arriva, figuratevi uno qua. Un sempreverde, giusto? Sì. Un evergreen, un sempreverde va bene, dai. La figa, no, noi queste cose non sappiamo, Marco. Chi ti pare questo? Noi facciamo un libro, c'è un poco di sì, ma come mai tutte le donne le saluti così caldamente? No, non è vero, io vi saluto esattamente alla stessa maniera, sia quando arrivate sia quando ve ne andate. Non è vero, ti sbagli, vedi bene, risentiti le cose, io vi saluto esattamente allo stesso modo. La goliardia è Gabriele, ma ancora le chiami flash. Devo fargli cambiare la miniatura a mia moglie, mi sa che live flash non c'è zicca. No, io dove fai live flash? Punto di domanda, forse. E ha messo il fulmine, invece gli metto un bel punto di domanda. La più figa, esatto, brava. Ma ci saranno i popcorn? Guarda, i pop non lo so, ma con il corn potrebbe pure. Ma non entriamo nello specifico. Ma vedi che Antonio, ma io ti sto cercando di fare tu due enormi popcorn. Scusa, cioè. E allora. Va bene ragazzi, abbiamo riso, abbiamo giocato e continueremo a giocare. Vi devo lasciare perché devo vedere se devo andare a ritirare sto cavolo di pacco. Non arrivo più. Creiamoci. Sarà l'argomento, guarda, natalizio. Sicuramente in tutte le feste non faremo altro che parlare del nuovo aroma nostro che si chiamerà Nature. È scritto Nature. Vi dico pure come è scritto, vi ho dato pure il nome, ora lo copiate, vabbè, pazienza, comunque il nostro Nature non si batte. E Giulia,
Come sempre, ciao, buonanotte a te e a tutti i amici in chat, ragazzi, vi saluto, perché naturalmente c'è anche Antonio. Ciao ragazzi a tutti, un abbraccio e ci aggiorniamo quanto prima. Un abbraccio a tutti quanti, vi saluto, ciao!